sua compagna di squadra che naturalmente è lì passiva sulle ruote
sia la pedalata della statunitense sia il suo margine di vantaggio gli dovrebbero consentire comunque di mantenere questa situazione e di poter scrivere per prima il proprio nome nell'albo d'oro prestigioso, sicuramente entreremo dalla contrada dell'Oca per salire fino a Santa Caterina quest'oggi. Naturalmente dicevo Boltz Dolmans Cycling che sta facendo la parte del leone in mancanza di due super campionesse nella Rabolip, e mi riferisco naturalmente alla bicampionessa del mondo Polyperan Prevost e a Marianne Vos. A proposito di Marianne Vos, purtroppo stamane suo papà e suo fratello Anton ci hanno dato una notizia che era nell'aria ma che a questo punto diventa praticamente ufficiale, e cioè il suo infortunio patito al mondiale di ciclocross la costringerà al forfè anche al trofeo Vinta, e questo è veramente un peccato. Sì, eh sì, ma Marianne Vos che ci ha abituato negli ultimi anni, parliamo sempre di multidisciplinarità al femminile, abbiamo questo esempio straordinario, pista, strada, cross, mountain bike nell'ultima stagione, evidentemente insomma la fortuna non sta baciando la fuori classe Marianne Vos, che a causa di questo infortunio partito al campionato del mondo di ciclocross, dove si è dovuto inchinare alla compagna di squadra francese Ferran Prevot, tra l'altro vincitrice anche del campionato del mondo su strada femminile a Ponferrada, una Marianne Vos che deve dire addio alle sue ambizioni per poter continuare ad arricchire il suo carriere, il suo paniere di vittorie in questo inizio stagione. Ed eccoci, siamo per cominciare l'ascesa appunto alla strada esterna di Fontebranda per l'atleta inquadrata Megan Gunn, la statunitense della Boltz Dolmans Cycling Team, in questo 2015 un secondo posto nella crono squadre nel Tour of New Zealand. Ecco che la strada comincia a salire, lo ricordiamo, si salirà fino, si arriverà fino ad un massimo del 16% appunto nei pressi di Santa Caterina, con la strada che diventa un'insidia in più perché c'è del ciottolato. C'è del ciottolato, ci sono pendenze molto sensibili che arrivano al 16%, la Garner cambia immediatamente rapporto non appena la strada inizia a salire in modo sensibile, allora ci sarà il passaggio sotto l'arco che porta all'interno delle mura cittadine, lì avrà la possibilità di prendere un po' di fiato prima di affrontare ancora i successivi metri particolarmente impegnativi. Eccolo qua entrato, abbiamo visto come si è imbobbita subito quando ha trovato questo cambio di terreno, questo cambio di pendenza. Intanto Radio Corsa ci informa che dietro la nostra Elisa Longoborghini sta battagliando con Liz Armstead e Ashley Molman, la campionessa sudafricana, e quindi speriamo, glielo auguriamo di cuore davvero, in un bel podio, almeno in un bel podio per Elisa Longoborghini, che quest'anno ha cambiato squadra, è andata con la Wigo Honda e quindi ha sicuramente mezzi ulteriori a disposizione per esplodere e consacrarsi definitivamente. Elisa Longoborghini, capitana della Wigo Honda, quest'oggi anche Giorgia Bronzini ha preso il via stamani, però non è riuscita la campionessa piacentina ad essere nel vivo della corsa in queste battute finali, mentre ormai ci stiamo avvicinando agli ultimi 500 metri per l'americana Megan Gunner. Giorgia Bronzini che, come tu sai, Silvio, veniva da un'ultima performance nella pista, quindi era logico ed ovvio che lavorasse soprattutto per cercare di portare nella migliore condizione possibile quella che tu hai definito giustamente la capitana di giornata, Elisa Longoborghini. Ultimi metri impegnativi per Megan Gunner, che vede in cima in quella curva a destra il termine delle pendenze sensibilissime che sta affrontando, ormai un margine assolutamente siamo su 42 secondi, è andato a salire dai 35, 42, 45 fino a 49 è arrivata, e adesso questo è il passaggio che culminerà con l'ingresso al campo. L'ingresso al campo avverrà la curva di San Martino, la celebre curva delle pari di sera, per gli appassionati sanno perfettamente di cosa sto parlando perché è una curva terribile. Eccola qua, tutta sola Megan Gunner, la statunitense, che sta per entrare in questa sorta di vero e proprio Olimpo. Sì. Eh sì, ormai la statunitense si sta godendo questo momento straordinario di gloria per lei, una prova, quella femminile, condizionata dal vento, tanto vento che ha disturbato la marcia dei corridori. Eccola, Banchi di sotto, ed ormai intravede la curva di San Martino, eccola qua,
Sta entrando nel campo gli ultimi 150 metri per lei, Megan Gaber, a braccia alzate, va a vincere la prima edizione delle Strade Bianche Women Elite. E ora attendiamo, attenzione, c'è la nostra Elisa Longoborghini, la presa di maglia nera, in terza posizione in questo momento. La coda, abbiamo visto la treccia di, eccola qua, Liz Armstead, prova Elisa ad insidiare ma non ce la fa, seconda anzi di terza Longoborghini, un gran bel podio e poi la Molman, la campionessa sudafricana Molman. Attenzione dietro, eccola Anna van der Breggen, recente vincitrice in Belgio della Europlus Blood, e poi via via le altre, questa è la polacca Katarzyna Limanova, Lena Mialiusik che ha cambiato squadra in realtà alla Veloce, ed eccola affaticatissima Megan Gaber. Ma felice, direi proprio di sì. Elisabeth Armstead con praticamente prima e seconda posizione per la formazione olandese della Bols Dolman Cycling Team. E rivediamo anche questo, questo bello slow motion per Elisa Longoborghini, meritata la sua terza posizione, è davvero un bel esordio sulle strade di casa. E questa è la campionessa italiana, Elena Cecchini. Arriva anche altre atlete, sì. Insieme ad Elena Cecchini, la avete visto la scelta di tricolore. E poi dietro, in ritardo per effetto di quella foratura che vi raccontavamo prima, Emma Johansson, una campionessa svedese che ovviamente su questo percorso non è riuscita più a recuperare. Per la nostra Cecchini è un buon decimo posto, Johansson dodicesima, poi Rossella Ratto al tredicesimo posto, Shelby Oz quindicesima, Carly Taylor al sedicesimo posto e via tutte le altre. Ed ecco il podio, Garner, Armstead, Longoborghini. Felice naturalmente tutte e tre per il loro risultato raggiunto. Un gran bel podio, adesso ascolteremo in americano Silvio. Allora, un rapidissimo commento perché siamo ormai addirittura da lì. Ma certamente è un esperimento da ripetere, su cui insistere, perché si corre su strade dal punto di vista scenografico, dal punto di vista tecnico molto interessanti, anche il ciclismo femminile può godere di questa straordinaria zona e di questa straordinaria comunità. Vediamo l'arrivo sulle note conclusive dell'inno statunitense della vincitrice Megan Gaber, abbiamo visto anche una tesissima Elisa Longoborghini, siamo arrivati in fondo, siamo arrivati